Sulla carta sicuramente non ci dovrebbe essere partita, però sono sempre squadre, sono sempre partite molto, molto difficili, soprattutto in Europa, dove comunque la velocità della partita e il ritmo è sempre molto alto. Quindi io sono convinto che la Roma passerà il turno e riuscirà, secondo me, ad arrivare fino in fondo. Un'eliminazione amara invece dalla Champions League. Sì, è un rammarico grosso perché comunque aveva dimostrato di poterci stare, di poter passare il turno. Il peccato che sia arrivata all'ultima partita a giocarsela contro un'altra grande squadra, quale il Manchester, perché poteva chiudere la prima tra i punti persi a Mosca e anche qualcosina persa a Manchester nella gara d'andata, forse poteva chiudere la prima, però stiamo parlando comunque di squadre forse più attrezzate della Roma in questo momento. Tu ci hai giocato insieme, ti aspettavi un Menez così? Sì, me l'aspettavo perché conosco le sue qualità, conosco il tipo di ragazzo, conosco questa grandissima voglia che ha di incidere sempre sulla partita, quindi assolutamente non mi sorprende questa sua qualità, questa sua impronta che sta lasciando nel Milan. Torniamo all'affermazione, l'unico giocatore della Roma, Bernatia, che è stato premiato, e la Roma ha giocato bene l'anno scorso, come mai questa... Bernatia è stato molto bravo l'anno scorso, ha un premio sicuramente meritato, però di solito questi premi li vincono anche le squadre che vincono poi a livello di squadra. Così è stato l'anno scorso con la Juve, non dimentichiamoci che ha fatto 102 punti, quindi significa che era una squadra pazzesca formata da grandissimi giocatori. Io credo che questi premi siano meritati. Poi è chiaro che la Roma d'altra parte ha fatto un'altra grandissima stagione, però poi se vai a valutare dei singoli giocatori, forse l'anno scorso stavano meglio loro. È stato escluso qualcuno, un giocatore l'anno scorso? No, credo che sia una classifica giusta. Perché quest'anno soltanto duello tra Juve e Roma, però. E così sembra, almeno questa prima parte di stagione il campionato sta dicendo questo e credo che sarà così fino alla fine.